Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Sarò molto breve perché Katka e io tra 15 minuti, 20 minuti dobbiamo fare un. Dibattito alla riunione di gruppo. Quindi mi scuso già, voglio anche lasciare un po' di tempo a Katka. Infatti mi ricordo di Mosca 2006-2007, mi sembra un secolo fa, ma già all'epoca era effettivamente chiaro che i diritti LGBT erano un tema chiave cioè tra la Russia e l'Europa. Volevo dire due cose essenzialmente. Primo, che come si fa di difendere, coccolare, mi piace molto questa espressione, coccolare i valori. Credo che non c'è una risposta definitiva, ma so una cosa: se stiamo zitti, se non lottiamo, perdiamo. Credo che per i valori dobbiamo sempre lottare. È anche perché hai parlato dell'omogeneità dei valori, ma non esisteva mai, neanche all'interno di ognuno Stato membro. Ci sono sempre stati estremisti, cioè c'è sempre stata una diversità, pluralismo, e quindi dobbiamo sempre lottare. È una questione anche di maggioranza a un certo punto. E le maggioranze possono cambiare. Si vede adesso anche negli Stati Uniti il diritto all'avorto, per esempio, che in questo momento sta sotto molta pressione. E quindi parlare ad alta voce, difendere, coccolare i valori, secondo me è chiave. Secondo, sull'Unione Europea, perché lì gioca anche un ruolo il modo in cui abbiamo organizzato la democrazia europea, cioè il governance. Nicola Danti lo sa benissimo perché ne parlo sempre. In questo momento l'Unione sta cambiando, sta diventando sempre di più intergovernativa e il modello intergovernativo non è, è un modello che non è, in cui non si può difendere i valori. Gli interessi sì, c'è sempre all'interno del Consiglio, tra Stati membri, c'è sempre uno scambio di interessi, ma valori no. E i valori non ci sono negoziati sui valori, oppure condividiamo i valori oppure no. Però il Consiglio è stato fatto per negoziati e non per un dibattito per mettersi d'accordo sui valori. E quindi credo che c'è una sfida, c'è un ruolo molto molto importante per il Parlamento europeo e per me il Parlamento deve essere molto più forte, molto più presente, pesare molto di più sul modo, diciamo, il processo decisionale nell'Europa. E per concludere, Nicola ha detto l'Unione europea non ha futuro senza i valori. È chiaro. Perché è un'unione politica e la politica, una politica comune, non si può fare senza valori comuni, condivisi. Come facciamo una politica, che ne so, politica dell'estero, politica sulla migrazione, politica sul digitale, politica, cioè sulle questioni etiche, se non ci sono valori comuni? Non è possibile. Cioè, questo mito di un'unione tecnocratica, ma l'unione è puramente a 100% politica e perciò abbiamo bisogno di questi valori
comuni, e voglio dire anche a Katka, che parlerà dopo, che questi giorni sono molto dolorosi per noi dopo la vittoria di Viktor Orban, ma c'è sempre un futuro, siamo tutti insieme, noi europei, non ci sono ungheresi ed altri europei, siamo tutti europei e noi condividiamo questi valori e lotteremo insieme. Grazie.